Ciao a tutti ragazzi, io sono Emerald e benvenuti in questo nuovo video. Da oggi inizierà questa piccola serie su video di curiosità, segreti e misteri nel mondo di Minecraft e dei videogiochi in generale. Oggi iniziamo con 25 cose che probabilmente non sai su Minecraft. Questa è una piccola parte dei tanti segreti dietro a Minecraft. Pertanto vi invito ad arrivare a 300 mi piace per la prossima parte che ne conterrà altre 25. Mentre se arriviamo ai 1000 mi piace farò un episodio speciale in cui ne vedremo 50. Scrivetemi a fine video sotto nei commenti quali di queste curiosità non sapevate. Vi invito anche ad iscrivervi e di attivare le notifiche sul canale. E detto questo, possiamo iniziare. Quando andate a creare un nuovo mondo e cliccate su opzioni avanzate del mondo, se premete Shift quando cambiate tipologia del mondo, vi comparirà la tipologia Debug Mod. Dentro questo mondo potrete vedere tutti i blocchi e animazioni di Minecraft. Gli Enderman possono prendere solo gli oggetti presenti dentro questa chest. La nebbia delle caverne di notte è più scura, mentre di giorno è più chiara. In combattimento, i critical hit avvengono quando sei in caduta e non quando salti. La polvere di redstone, quando piazzata, non può essere vista dal basso. In multiplayer non puoi vedere il nome di un player attraverso i quadri. Gli items saltellano quando sono droppati sopra le scale. Puoi passare dal braccio di un pistone rivolto verso ovest, mentre nelle altre direzioni, ovvero nord, est e sud, no. Gli zombie, se sono dentro una ragnatela, non prendono fuoco se è giorno. Se clicchi col tasto destro su un mob con l'uovo di quel mob, spawnerà un baby mob. Gli ocelot spawnano solo sopra i 65 blocchi di altezza. Se stai in una ragnatela, subirai meno danno da un'esplosione. Puoi curare uno zombie villager tirandogli una pozione di debolezza e poi dandogli una mela d'oro. Dopo pochi minuti si trasformerà in un villager normale. Se cadi dall'alto con un minecart sopra l'acqua, prenderai lo stesso danno da caduta. Se clicchi sul bordo di un minecart con dentro una fornace, lo puoi muovere. Non si conosce il sesso degli altri mob, mentre l'Ender Dragon è l'unico mob ad avere un sesso specifico. Infatti è una femmina e il suo nome è Jin. La prova che lo dimostra è una discussione tra Notch ed un utente su Reddit, in cui dice all'utente che è una femmina ed appunto il suo nome è Jin. Puoi salire l'acqua attraverso le chest. Se l'uovo di Ender Dragon non ha nessun posto dove teletrasportarsi in un'area di 15x15x7 blocchi, puoi minarlo con un piccone. Se posizioniamo dell'acqua nel Nether, questa evapora, mentre se la mettiamo dentro un calderone, l'acqua non evapora. L'armatura in pelle ha un nome diverso rispetto agli altri tipi di armature. Infatti la differenza è che l'elmo cambierà in casco, la corazza in giubba, la gambiera in pantaloni, mentre l'unico nome a rimanere invariato è quello degli stivali. Se un Enderman è bloccato in una ragnatela, esso non potrà teletrasportarsi. Se cambi nome ad un uovo tramite l'Anvil, il mob che spawnerà da quell'uovo avrà quel nome. Nella modalità spettatore puoi aumentare o diminuire la velocità se scorri con la rotellina del mouse verso l'alto o verso il basso. Se posizioniamo un mob spawner, esso sarà di maiali, mentre se facciamo tasto destro con un uovo di un altro mob, esso cambierà in base al mob scelto. Tutte le mucche possono essere munte con un secchiello in mano, ciò vuol dire che tutte le mucche sono femmine, però possono accoppiarsi tra di loro. Quindi ragazzi, questo primo video su curiosità e segreti finisce qui, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like ed un commento in cui scrivete quali di queste curiosità non sapevate. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale ed attivate anche le notifiche. In più vi invito a passare tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione. E detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!